Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su YouTubers Life 2. Non sono molto indicato io a giocare con successo a questo titolo, ma lo andiamo a provare. Siamo giunti al secondo capitolo. Il gioco è uscito, diciamo, qualche anno fa nella prima versione. Prima versione che non avevo avuto modo di giocare, di provare. E invece ho avuto la fortuna, probabilmente per aver sdrumato le balle agli sviluppatori per mesi, alla fine è arrivata una copia e lo posso finalmente provare. È un gioco che si basa sulla professione dello youtuber. Mi fa un po' impressione dire professione youtuber, ma in sintesi dobbiamo creare il nostro canale, portare avanti il nostro, diciamo, il nostro lavoro, insomma. Chiamiamolo così. Il tuo potenziale ha catturato la nostra attenzione, perché adesso siamo lieti di darti il biglietto d'oro per poter venire a vivere in YouTube City, la città dove risiedono gli youtuber migliori. E diciamo un sequel del primo capitolo. Se accetterai l'invito, sarai ben felice di farti da guida in questa nuova avventura. No, grazie, si chiude il gioco. Dove vuoi andare ad abitare? In municipio, centro città. Abitiamo in centro città, che magari c'è anche la fibra. Non amo molto il centro della città, ma lo proviamo. Ottima scelta, prepariamo il tuo appartamento, vestiti come un vero youtuber e ci vediamo lì. Ok, questo sono io, tipologia del corpo, uomo o donna, faccio donna, io sono pallido. Facciamolo così. Sì, un po' stile... Così... Caratteristiche viso, no, mamma mia, ma no, la bocca, no, io sono un, no, no, non esageriamo. Ok, questo sono io, non c'è un po' di barba, così, questo è il santone dello svapo. No, questo io sono così, dai, facciamo così. Non credo ci sia altro qua. Anche se sono forse più così che così. Dai. Gli occhi non mi ci ritrovo, sono più scuri. Così, ok. Cuffie, ma no, non facciamo, io sono essenziale. Parte superiore, mi vesto molto semplicemente con una maglia. E la parte inferiore con dei pantaloni normalissimi. E... sì, diciamo così, no? Va bene. Un nuovo Steve Jobs, insomma. Anche vedere l'omino che va in monopattino non mi fa capire quanto sono anacronistico per questo mondo. Comunque, siamo arrivati a New Tube City. Yeah! E quindi andiamo, insomma. Il bello è che, appunto, sbloccheremo carte da usare nei video. Carte sono delle, diciamo, reazioni, delle azioni che possiamo avere nei video, nei vlog, nei video che facciamo. Così come assistere a cose in città ci daranno accesso a nuovi hashtag da utilizzare nei video e quindi creare o avere più possibilità di creare video di tendenza. Noi in avanti, questa sarà la tua nuova casa. Non è molto grande, ma non preoccuparti, presto potrai decorarla e migliorarla come preferisci. Ora va dentro, ti ho lasciato un regalo, devo scappare. E poi il bello è che potremo andare anche nei negozi di videogiochi e comprare videogiochi e console. Quindi apri il pacco. Ok, questo è quel qualcosa che rende più fantascientifico il gioco e lo rende appunto un videogioco. Inizializzazione, il robottino. Bip bip, è un drone, sono un drone cam, assistente personale per la registrazione. Bip bip, dai, volta scià, per favore dammi un nome. Il nome del drone è Mandrone. Mandrone, per l'attivo. Sarebbe registrarti? Sì, va bene. Primo passo, come registrare i video. Ok, prima di tutto è necessario creare un canale in YouTube, la piattaforma migliore dei creatori. Dai, vediamo se Indie funziona anche qua, dai. Il mio nome è Indie Gameplay Eta. No, io sono Indie.
E il mio canale è Indie Gameplay Ita. Io sono nato in inverno il 26. Yes. Nome interessante, Indie. Ti andrebbe di mettermi subito alla prova? Sono tentato. Questo è un punto di registrazione. Serve a registrare i video. Trovi altri punti come questo sparsi per la città. Ok. Usa il punto di registrazione per fare il tuo primo vlog di presentazione al canale. Cosa che io non ho mai fatto, almeno come lo intende lui, ma... Ma posso muovere la visuale. Però ho un po' di esperienza cinema, quindi mettiamola a tre quarti. Saluti timidamente. Entro carico di energia. No, io ho iniziato così. E continuo tuttora. Il cane del vicino inizia a abbaiare, ma sentiti, la tua battuta è pessima. What the fuck? Appare un poltergeist, sei in modalità relax. No, la tua battuta è pessima. Vedete che cosa va a cambiare queste cose? Man si sta scaricando. Chiedo agli iscritti. Devo capire cosa sono questi... queste cose qui, però per alcuni è andato bene, per altri è andato male. Registrazione 2, tendenze catturate, ho una mezza stellina con una vlog e casa. Registra il tuo primo vlog completato. Bip bip. Poi potremmo anche partecipare a fiere, partecipare a conferenze, dobbiamo salire di livello, diventare di rango sempre più alto per essere invitati a questi eventi. Prima diamogli un ritocchino con il tuo computer. Ok, andiamo al computer e montiamolo, editiamo il video. Sì, più o meno come divido io. Questo strumento è il video editor. Serve per montare i video, per completarli dando loro un tocco personale. Lo scopo è quello di ottenere più punti possibili. Assicurati che le clip siano congiunte tra loro in modo ottimale. Ok, inoltre, se riesci a collegarle dall'inizio alla fine del video, tieni un bonus succulento. In futuro, quando avrai un PC con più punti rendering, potrai comprare gli effetti video da usare nelle clip e potenziare ulteriormente il montaggio. Devo montare video anche qua. Però lasciamo che il genio creativo scateni in tutta la sua immaginazione. Ok, vediamo un attimo. No, e non voglio selezionarla. Sì, vado qui. Clip. No, non si lega molto. Ok. E poi mettiamo questa. Voglio scambiarla. No, devo mettere questa. Perché non si legano? Vediamo se abbiamo modo di partire in modo diverso. Ah, ok, ho capito. Non bisogna guardare, bisogna vedere dove comunicano le varie cose. Quindi iniziamo da questa che è l'iniziale. Possiamo fargli collegare questo, ma niente, poi si lega con l'altro. Quindi possiamo iniziare. Questa sicuramente non ha nessun tipo di collegamento e quindi non si collegherà mai con niente. Però possiamo collegare questa. Questa e poi questa alla fine che non va bene. No, facciamolo così allora, scusa. Immagine di anteprima. Questa mi piace. Titolo. Indie is back. Il vlog più atteso dell'anno, direi di no. Io metto la mia frase. Pubblico il video. Uppiamo con questa mega fibra. Vediamo come va. Due mi piace. E vabbè. Ci farai l'abitudine. Pubblico il tuo primo video. Fatto, ok. BB, prende il cellulare e installa l'app di YouTube. Puoi controllare i video che hai pubblicato e vedere la classifica degli altri YouTuber della tua città. Ok. Quindi, andiamo un attimo, prendiamo il tasto F, prendiamo il telefono, installiamo, ok, abbiamo il camerino, le impostazioni, addirittura dove possiamo accedere al menu del gioco, i contatti, al momento abbiamo questo, poi ce ne sono tanti che possiamo poi andare a conoscere,
Andiamo su YouTube e vediamo i miei iscritti 0. Possiamo cambiare il nome. Va bene. Consulta l'app YouTube. Completato, ok. Voglio andare in giro un po' per la città a vedere cosa succede. Sapevi che posso registrare anche dei video commento sul computer? Cioè? I copioni sono una tipologia di video, senza loro non saprei come registrare. Xavier dice che ce ne sono molti nascosti in giro per la città. Ogni volta che registri seguendo un copione, ne aumenta la qualità, e questo è vero. Io ho fatto solo un video finora con copione. Quello su Kingdom Come Deliverance. Quindi dici, proviamo a fare un video, un commento, 30 iscritti al canale? Ok, va bene. Quindi andiamo. Me lo dai tu il copione, vero? Inizia a registrare. Carico di energia. Ormai ho già preso confidenza. Queste saranno tutte le personalità. Vediamo. Vedete che ce n'è uno che non favorisce. Vedete, quello rosso probabilmente va in perdita. Infatti, ti scordi il copione e vediamo cosa cambia. No, dovrei andare su quello perché ha già la stellina, quindi... Ah, è già al massimo, ok. Chiudo il video. No, continuo. Chiedi agli iscritti. Molto bene. Beh, non è andata malissimo. Posso anche scartare il video e rifarlo, ma al momento no. Ok, editiamo il video. Allora, vediamo. Questo è l'inizio. Poi questo... Ma direi che riusciamo a montarlo tranquillamente perché riusciamo a unirle tutte le cose. Boh, dai, bene. Mettiamo questo. Metto una fase clickbait e vediamo. Non va. Però l'editing è andato meglio, eh. Iscritti. Dai che salgono. Siamo vicini all'obiettivo, solo un altro po'. Come quando ho portato... il gioco della prigione, che ho fatto il botto. È già mezzanotte, vado ad andare a letto, a riposo. Ok, perché c'è una gestione dell'energia simile a un po' a quella che mi ricorda vagamente Stardew Valley. Ti chiamerò domani mattina per dirti qualcosa di importante. Infatti c'è l'energia, adesso non siamo stanchi, ma è il gioco che ci dice di andare a dormire. Abbiamo pubblicato ben 2 video, abbiamo fatto 28 iscritti. Valore della tua casa. Vabbè, andiamo avanti. Martedì 2, primavera anno 1. Pare che oggi sarà un'ottima giornata. La fortuna è dalla tua parte, giovane youtuber. Tendenze di oggi, Armored Nucleus. Questi sono Deity of War, sono God of War, Only Play Studios One, Adventure. Cioè sono tutti i giochi più famosi, le console più famose, i marchi più famosi, tutti storpiati. Appena visto i due video che hai caricato sul tuo canale sono buoni, ma avrai notato che non hanno ricevuto molte visualizzazioni. Questo perché non sono di tendenza, siamo abituati. Controllo le tendenze ogni giorno e registra carica. Ok. Controllo le tendenze sul cellulare. Premo F, vediamo. Gatti, Armored Nucleus, Deity of War o Avventura. Ok. Sono divise in categorie. Normale, molto popolare, estremamente popolare. Alto profilo, argomento di tendenza. Al momento Deity of War è piuttosto popolare, ma quando vedi una tendenza di alto profilo o argomento di tendenza devi assolutamente occupartene. Ok, quindi alto profilo sono i gatti. Le tendenze cambiano di giorno in giorno per scoprire anche in giro per la città. Scegliendo le tendenze migliori avrai più visualizzazioni iscritti. Hai notato che il trend più alto riguarda i videogiochi? Per registrare questo genere di video devi allestire una postazione da gaming in casa tua. Per fortuna ne ho già una pronta, posizionala dove preferisci. Va bene, me la paghi tu? Dovremmo mettere una postazione gaming. Premendo H. Aggiungi mobili. Nuovo spazio di lavoro, postazione da gaming. Ah, guardate, piano per l'editing audio, video, piano per l'unboxing, area deposito, zona relax, che spettacolo! Allora, la zona io la piazzerei, beh, ovviamente qui. Però me la deve far piazzare per forza al muro, eh. Ma voglio metterla qua io.
Perfetto, la postazione gaming è sistemata, non ti serve altro che una console da gioco. Va bene, molti youtuber pubblicano contenuti sui videogiochi, cerca di procurarti quelli più popolari. Ho già ordinato una console e un gioco, così potrai iniziare subito. Vai al negozio di videogiochi, giocatore 1 e parla con Blair, lei ti darà tutto. Ho installato sul tuo cellulare un'app con la mappa della città. C'è proprio accessibile così hackerato dal mio drone? Vabbò. Alistation postazione game completato. Ok, quindi andiamo sul cellulare, parla con Blair, installato, mappa della città che è Maps, e andiamo al negozio di videogiochi. Ok, quindi dobbiamo uscire dalla strada e andare giù. Va bene, andiamo. Vediamo. Quando i gatti sono di tendenza. Un gatto che si fa accarezzare così non ho mai visto. Regista, vediamo un po'. Parla con Brian. No, dobbiamo andare. Grazie, arrivederci. È un monopattino, posso prenderlo? Ti serve un patentino per guidare lo scooter, puoi tenerlo presso il municipio. No, vado a piedi, tanto a due passi. Andiamo camminando. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Andiamo, siamo davanti al Player One e ora andiamo a comprarci la nostra console che il nostro agente ha fatto mettere da parte per noi. E c'è coda! Boh? No, devo parlare con Blair. E lei? Salve, posso aiutarti? Mi ha mandato Xavier. Ah, sei il nuovo youtuber in città. Bene, Xavier è il paese proprio di... È un paradiso per gli youtuber questo paese. Bene, Xavier mi ha chiamato dicendomi di darti questa. Ecco, la console Oni Play Studios One e il gioco Deity of War. Avete già in mente qual è la console? Bip, tutti gli oggetti che prendi sono conservati nello zaino. Zaino a capienza limitata. Ok, e quindi... Ma devo andare via come un cretino così? Ciao Indy, hai già preso la console del gioco? Sì. Adesso registriamo il tuo primo gameplay, andiamo. Cioè, non andrò in giro col gioco così. L'ho fatto solo questa cosa, l'ho fatta solo quando ho comprato GTA, che gli ho allacciato anche la cintura in macchina. GTA 5 per la Play 3 ai tempi. Ok, questo è il mio villone. Vediamo, registriamo questo gameplay. Iniziare gameplay, devi togliere il gioco, la console dallo zaino e metterlo nella postazione. Seleziona il gioco e inizia a registrare. È tipo un Elgato, un programma di... Videogiochi? No, devo estrarre... Ma... Inventario con la I. Quindi prendo la console, colloco in casa e la play la mettiamo qua. Posso metterla qui? Non si può collocare qui. E dove la posso collocare? Ma scusa, la postazione è qua. Vabbè, la metterò qui. Nulla. Vediamo. Il gioco, colloco in casa, sembra un po' macchinosa come cosa, ma registra video console. No, ma non, no, probabilmente non funziona proprio così, eh. Prendi, quindi vediamo un attimo, magari non devo neanche far così, devo tieni. Ok, conserva qui. Ah, ok, capito. Tieni, conserva qui, perfetto, e ora possiamo registrare il video sulla PlayStation. Giochiamo questo livello 1. Ci fai una serie? No. Entra al carico di energia, trovi un PvP, spiego la lore, io sarò il nuovo Sabaku. Scippi. Faccio un commento tecnico.
Ma perché devo diventare viola così? Chiedo gli iscritti. Ok, io ho iniziato anch'io ad essere così competitivo. Ho registrato il video, vado a montarlo e sono pronto a spaccare. Allora, iniziamo con questo, poi si collega con questo, che è un collegamento doppio, perché vedete che ne potrei farne solo uno, però forse mettendolo così, con la doppia entrata, che li collega entrambi, forse è più adatto, però non va tanto bene perché... non c'è niente che continua, quindi facciamo così e poi chiudiamo il video così. Mi sembra buono. Questo. No, io non faccio un clickbait. Facciamolo nel mio stile. Deity of War, cos'è esattamente? Questo è nel mio stile. Pubblico il video. Dai, 8 mi piace, normale. Molto bene, pubblico un gameplay fatto, missione secondaria. Poi ci saranno varie missioni da fare all'interno del gioco. Ciao, quindi pensato che dopo tanto registrare ed editare ti fosse venuta fame, quindi ho mandato qualcosa da mangiare. Buon appetito. Grazie. L'energia è andata, infatti, vedete. Se finisci l'energia non potrai registrare né editare nessun video. Per ripristinare l'energia puoi mangiare qualcosa, andare a dormire, iniziare una nuova giornata. Posso mangiare? Mangia. Ha recuperato un bel po' di energia, se non sono appena ristorante della città. Ma diciamo che l'avevo già visto, è carino come gioco, perché comunque andando avanti ci saranno sempre più cose da fare, ci saranno sempre più persone con cui interagire, ci saranno sempre più oggetti da comprare. Il gioco non costa poco, costa 30 euro, però è fatto bene ed è anche in italiano. Il primo YouTuber Slime non era in italiano, poi lo è diventato, credo. Perché non ti rilassi un po' e vai a esplorare i dintorni? Va bene. A YouTube City non mancano né celebrità né abitanti bizzarri. Perché non vai a conoscerli? Incontra 10 vicini, quindi qui si va a conoscere i vicini. Ma vediamo, diamo un'occhiata. Poi c'è anche da dire che il lavoro degli YouTuber qua lo fanno pesare. Poi non è senz'altro un lavoro semplice, ma è altrettanto vero che non si spaccano nemmeno pietre. Ah, i vicini, cosa intende i vicini però? Perché 10 vicini, ho già incontrati due. Diamo un'occhiata, salve! No, con lui non si può parlare. Questo è un Lee Point. Vediamo se con te si può parlare, no? No, andiamo a vedere chi c'è qui dentro. Nel Lee Point, cos'è il negozio di abbigliamento? No, i negozi di componenti. Salve. La RAM. Ah, qua si compra la RAM. E questi? Vabbè. Questo è un negozio di PC. Allora, vediamo. I vicini io non ne trovo. Comunque, vabbè. Adesso non si può neanche parlare con la gente in giro. Vediamo, con Jay ci dà 10 abitanti che catturano la tua attenzione. Ok, dobbiamo trovarli. Games. Vediamo se c'è qualcos'altro da poter comprare qui di interessante. Armored Nucleus. Vedete che poi anche il colore dipende dalla console. Questo è un Xbox, questa è una console da gioco, questa è l'Xbox. 250 monete. Armored Nucleus. No, ma io posso parlare con qualcuno qui. Parla, ok. Che giornata meravigliosa, ok? No, non me l'ha dato valido. Salve. Ho visto su InstaLife il serpente di fuoco. Ho visto che il serpente di fuoco potrebbe tornare sul ring. Quella pugile spacca, spero sia vero.
Non me l'ha dato valido come vicino questo. Bleh. Piccioni. Di qua non si può andare. Tutto chiuso. No, non sto conoscendo nessuno in realtà. Vediamo se mi indica qualcosa sulla mappa dove andare. Stazione della meta. Che devo andare di là, magari. Alla stazione della meta? Andiamo a vedere. Adesso siamo un po' a cazzeggio. Anche perché parlando con la gente non mi dà niente. Vediamo, stazione della meta è qua. Davanti. Devo andare di là. Ok. Eccola lì. Vediamo. Ah, spettacolo. Si può andare in altre zone. Noi abbiamo deciso di partire dalla zona del centro. Stiamo andando in zona municipio. Intanto è diventata sera. Questo è il teatro. Vabbè. La sindaca. Ti do il benvenuto, perfetto ai giovani che vogliono avere successo nella vita. Il mio ufficio è sempre aperto per i residenti, tranne quando guardo Netflow con Ramon, la guardia. Non ci siamo persi neppure un episodio della serie di Toby Spark. Comunque sia, goditi la città. Don't miss a single episode of Tony Spark's serial. Anyway, enjoy the city. Yeah? Non era tradotto quello, ma va bene. Oh, questo è l'Oscar. Cinema Oscar. Vabbè, diamo un'occhiata a cosa si può fare al cinema. Posso andare al cinema a vedermi un film? Posso spendere i miei crediti guadagnati con le views? Mostra negozio. Scusate. No. Non è ancora ora del film. Posso comprare il popcorn o Star Wars? Vabbè. Per fortuna è scritto così. E non è quell'altro storpiato di nome. Vabbè, niente, qua devo continuare a conoscere la gente, ma credo che comunque un pochino l'abbiamo visto. Attendo il vostro parere perché mi interessa molto sapere che cosa ne pensate di questo titolo. Vi dico, non è che mi metta proprio a disagio come gioco, diciamo, fare qualcosa in cui che non so fare, diciamo, a livelli che il gioco richiederebbe. Però insomma, il gioco sicuramente mi sembra veramente molto ben fatto, ha un buon potenziale, ha tante cose da sbloccare, un po' uno Stardew Valley diverso, dove non si coltiva ma si fanno video, si editano video, insomma. Quindi tanto sono le 21:45, il film sarà bello che è iniziato, ma io inizio a tornare a casa perché devo conoscere 10 vicini, ma non so dove andare a prenderli. Se avete qualche idea fatemi sapere. Intanto torno a casa e posso registrare un video. Un video serale, giusto così per chiudere, no? Facciamo cambia camera, Y, così. Saluto. Ringrazio tutti i folli, forse un'informazione utile. Questo. Chiudo il video. Che non è andata malissimo. Normale. Bene. Salvo. Edito. Bene, dai. Normale, vediamo come va questo video. Così mi piace. I miei vicini non mi parlano. Non sono riuscito a trovare i vicini.
Bene, dai. Direi che si va a dormire. E guadagno mica male, qua. Ragazzi, questo è YouTuber's Life 2. Fatemi sapere, 29,99 su Steam. Fatemi sapere che ne pensate. Vi ho mostrato così a grandi linee quello che è l'inizio del gioco, che sembra avere un discreto, se non buon potenziale. Attendo il vostro commento qua sotto mentre mi suona il telefono, che è Javier, che mi chiama. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.